la vitalità di questo mercato salta subito all'occhio, la vitalità. Il signore si è perso nel mercato di carbonara, il signore. Si è perso cosa? Il meglio si è perso. E il peggio qual è? Beati a voi che state nel mercato coperto di carbonara. Beati a noi. Come state? È la merda più totale. No, non dire così perché è un'esagerazione. È la verità. Voi avete chiesto, avete provato. Abbiamo chiesto. Ci siamo stancati. In estate. Sento con la voce rauca. È logico. In estate 80 gradi. Al caldo, in inverno andiamo meno 80. La struttura che ha fatto l'ingegnere, che l'ha fatto qua, Poliesi Benedetti, insieme a Giu Ming del Camosanto che sta là. A lavare non vengono mai qua. E qui chi lava? Noi. Voi. E perché? Cioè, per il bene pubblico? Per la gente, sì. E non cucci sotto la scala, hai visto che sta sotto la Madonna scala? Madonna, non si capisce, pur lo topso. Ma la verità, tu si caca. Ieri sera, mannaggia la miseria. Lei ha dato una mano a pulire pure lei. Date chi è un chiusfalzin, chi è un chiusfalzin? Non vuole aiutare. Ingozio, vieni qua. Venite qui perché c'è la roba buona, è così. Sì, è vero. Banana, c'è la roba buona. Il mercato fa un po' schifo, sì, però schifo. Loro sono in gambissima. Sì. Vabbè, quanti ce li hanno i finocchi? A quanto ce li hai i finocchi? 1,50 euro, è buono? Sì, sì. È buono, il finocchio di questi temi, le cicorie, un euro. Da dove iniziamo? Guardi. Senti, inizia che me ne devo andare. Ecco. Allora, signor, va, che non è che ci sono assai clienti. Bravo. La signora se ne va. Ci sono troppi clienti questa settimana. Non perdere tempo. Non si può perdere tempo. Comunque. Ma riesci a pagare le spese con... Diciamo di sì. Mentre in tutto il mondo si fa la battaglia per convincere la gente a risparmiare acqua, nei bagni del mercato coperto l'acqua si struisce e quindi rubinetti perennemente gocciolanti, scarico perennemente gocciolante, perché tanto sta pagata, come diceva qualcuno. Glielo diamo un taglio a questo abbandono di questo mercato qui, glielo diamo, che cosa sta tagliando? Il pollo. Dobbiamo aspettare un'altra decina di anni che faranno. No, mo ci sono le elezioni. Ora faranno qualcosa. Allora dobbiamo. Come state qua? Abbastanza male. Ok, abbastanza ci dà fiducia. Abbastanza male. Vabbè. E continuiamo però, non molliamo. No, devi mollare. Finché c'è vita, c'è speranza. Consigliere Carieri, da dove iniziamo? Non lo so. Comincerei dal fatto che un mese fa pare che siano venuti qui assessori tecnici del comune di Bari. Un mese fa. E o avevano degli occhiali da sole molto spessi, oppure hanno completamente dimenticato che la loro funzione è quella di venire in un mercato e innanzitutto di metterlo nelle minime condizioni di decenza. E poi di ipotizzare ristrutturazioni, Young Lab Market, quando qui abbiamo visto le condizioni dei bagni, della sicurezza, la puzza di fogna che c'è, la pulizia inesistente, un mercato di periferia che potrebbe essere bellissimo, un piccolo gioiellino dove appunto si cucina qualcosa da mangiare fuori, chi viene all'ospedale qui di Venere fa la spesa in attesa di poter trovare il suo caro che sta facendo una medicazione piuttosto che comincia l'orario delle visite. È incredibile come, lo dico in continuazione, a me sembra che il comune di Bari abbia abdicato alle sue funzioni. Qua c'è gente che paga 200 euro al mese per avere un box e non gli assicuriamo le minime condizioni di decoro. Ovviamente faremo la solita, l'ennesima cosa. Verremo qui con l'assessore allo sviluppo economico, che doveva già venire in teoria qualche mese fa, a farle vedere se secondo lei una città capoluogo di regione nel 2020 deve avere un mercato in queste condizioni, cittadini che vengono a fare la spesa in queste condizioni, è inaccettabile. Un fiore per tutti, evidentemente proprio per tutti, visto che questa attività, leggete un po', si è trasferita al cimitero di Ceglie del Campo. Io sono profondamente indignato e mi scuso personalmente con tutti i cittadini di Carbonara per questo modo di amministrare questo mercato e questa comunità. Chiedo scusa a nome del comune di Bari.